Buonasera a tutti, stasera per Radio BM siamo qui alla SMAP in provincia di Caserta con Alberto Milano. Buonasera. Allora, parlaci un po' del tuo ultimo lavoro, qual è stata sostanzialmente la differenza rispetto agli album precedenti? Allora, sì, vabbè, il modo di scrittura è stato molto simile agli altri, però a livello di produzione è cambiato molto, nel senso che vabbè, il primo l'ho fatto da solo con Dade dei Linea 77 come produttore, ed eravamo veramente solo io e lui, poi ci sono un paio di ospiti, però il grosso l'abbiamo fatto noi. Nel secondo eravamo in tantissimi, invece l'ho prodotto io, e il terzo invece l'ha prodotto Riccardo Parravicini, dirigendo veramente dei musicisti molto bravi che sono poi i miei amici, e quindi è cambiato perché poi c'era uno studio molto bello, c'erano tante possibilità, e quindi questa è la differenza sostanziale. Va benissimo. So che prima tu in realtà eri il chitarrista di una band, sì. Poi diciamo che ti sei trovato subito ad affrontare la carriera solista, è stata una scelta diciamo praticamente obbligata o già avevi in mente di avviare una carriera appunto solo voce e chitarra? No, è una roba che è venuta da sola, cioè nel senso che io suonavo la chitarra nei Malibu Stacy, che è un gruppo diciamo punk rock, possiamo definirlo punk rock, poi l'attività con loro è un po' diminuita e io ho iniziato a scrivere queste canzoni, poi una mia amica che gestiva la programmazione artistica di un locale a Torino mi ha detto ma dai, che eravamo al mare insieme, ha sentito le canzoni, mi ha detto perché non vieni a suonarle una volta, e da lì poi parte di tutto. Quindi se non sbaglio il tuo primo disco è stato diciamo la rampa di lancio per la Inri. Più o meno. Sì, nel senso che è stato il primo disco che hanno pubblicato. Sì. E quindi questo dimostra che a Torino insomma c'è sempre una buona scena musicale e la Irri è un'altra prova di questa scena. Secondo te si allargherà ancora di più questa famiglia? Me lo auguro. C'è un buon rapporto tra voi artisti? Quello assolutamente. C'è un ottimo rapporto perché collaboriamo quotidianamente, non proprio tutti quanti tra tutti perché sarebbe un casino, però molti di noi collaborano tra di loro e si sta allargando perché anche le band nuove che nascono, tante chiedono supporto a noi un po' come un po' i grandi, perché in effetti abbiamo 30 anni e quindi stiamo cercando di creare, di allargare una scena che è sempre esistita. Però sai, quando magari si fa qualcosa per cui se ne parla un po' di più, questa cosa torna un po' a galla, però c'è sempre, la scena non l'abbiamo inventata noi. E diciamo, hai aperto anche concerti di Niccolò Fabi, sì. Max Gazzè. Come sono state queste esperienze e cosa ti sei portato da queste esperienze di questi artisti che credo siano anche insomma tra le tue influenze? Poi. Sì. Mi sono portato proprio le influenze, che da che prima erano solo influenze date da un ascolto, adesso sono influenze proprio personali e di personalità e di carattere musicale, quindi come affrontare il live, come affrontare la scrittura delle canzoni, anche se secondo me siamo tutti abbastanza diversi, cioè, però sicuramente mi hanno influenzato tantissimo queste esperienze proprio di contatto reale con loro. Benissimo. Ultima domanda, se dovessi scegliere un film da mettere una tua canzone come colonna sonora, sarebbe, o magari qualche scena in particolare dove vedresti bene la tua canzone, diciamo? È difficile perché non ci avevo mai pensato. Beh, probabilmente un film italiano, perché non voglio dirti una cavolata, ve lo scrivo via mail nei prossimi giorni perché adesso direi una cazzata, però ci penso, mi hai dato un buon spunto per pensare. Va benissimo, facciamo in bocca al lupo a Alberto per grazie tutto di stasera, lo ringraziamo, per Radio Piano è tutto, ciao ragazzi. Grazie.